Ciao a tutti, ci auguriamo che stiate bene ed eccoci per il nostro nuovo argomento del giorno qui su A-Tech. Oggi daremo una piccola occhiata al potenziale delle batterie appena scoperte. Parleremo in particolare della batteria litio-zolfo. Le batterie ricaricabili sono oggi una cosa abbastanza comune. Che si tratti di un dispositivo high-tech, di un laptop o di una fotocamera, queste batterie hanno una cosa in comune. Contengono tutte litio. Le batterie agli ioni di litio hanno conquistato il mondo negli ultimi anni. Sono l'opzione di stoccaggio più popolare oggi. In termini numerici rappresentano oltre il 90% del mercato mondiale e queste batterie immagazzinano energia in modo efficiente e per lungo tempo. Dei molti tipi di batterie che promettono una migliore capacità o una maggiore durata, una in particolare promette addirittura un minor costo di accumulo dell'energia. Non è altro che la litio-zolfo. Si distingue per le incredibili prestazioni raggiunte senza l'utilizzo di materiali rari o di difficile reperibilità. Rimanete fino alla fine di questo video per scoprire come la fortuna ha permesso a questa tecnologia di avanzare. Andiamo! Di recente, un gruppo di scienziati dell'Università del Michigan ha creato una nuova membrana a base di Kevlar riciclato. Per la sua piccola storia, questo Kevlar riciclato è simile a quello usato nei giubbotti antiproiettile. Questa membrana potrebbe aiutare a sviluppare batterie a litio-zolfo. Nella comunità scientifica apprendiamo che queste batterie saranno 5 volte più efficienti dei modelli attualmente utilizzati nell'industria automobilistica. Questa membrana di nuova concezione ha consentito lo sviluppo di una batteria a litio-zolfo in grado di resistere a oltre 1000 cicli senza perdita di prestazioni. In parole povere, questi ricercatori hanno spiegato che l'utilizzo di una rete di nanofibre aramidiche riciclate dal Kevlar può prolungare la vita di una batteria a litio-zolfo. E questo risultato non ne pregiudica la capacità o la sicurezza. Oltre alla loro maggiore disposizione, le batterie a litio-zolfo hanno un vantaggio a priori in termini di durata. Infatti lo zolfo è più abbondante del cobalto miscelato con elettrodi agli ioni di litio. Secondo i risultati pubblicati dal team di ricerca del Michigan, la batteria progettata è molto vicina ai limiti teorici in termini di capacità ed efficienza. Inoltre può resistere alle alte temperature, comuni nell'uso dei veicoli elettrici. E può funzionare bene sia quando fa caldo, sia in inverno quando le temperature sono al minimo. La batteria a litio-zolfo progettata presso l'Università del Michigan è stata creata con il finanziamento della National Science Foundation e del Dipartimento della Difesa. Il progetto è protetto da brevetto. Quindi, se i risultati saranno confermati, potrebbe trattarsi di una piccola rivoluzione. Non solo nel mondo dei veicoli elettrici, ma dei trasporti in generale. Poiché le batterie a litio-zolfo hanno un potenziale molto maggiore rispetto alle batterie standard agli ioni di litio, troveranno la loro utilità in diverse aree. Dagli smartphone alle auto elettriche, compresi i pacemaker, sono ideali anche per l'industria aerospaziale. Tuttavia, durante la ricerca sulle batterie a litio-zolfo è stato notato un grave difetto. Possono deteriorarsi rapidamente. Per capire questo fenomeno bisogna capire come funziona la batteria. Il funzionamento della batteria dipende molto da una cosa, il contatto elettrico tra l'elettrodo e la specie attiva. Il problema sta nel catodo. Spesso consiste in un deposito di carbonio. E così lo zolfo solido tende a depositarsi gradualmente su di esso. Quest'ultimo, come sapete, è solo leggermente conduttivo. Durante uno scarico lo zolfo si scompone in diverse sottospecie e ogni fase produce elettroni che formano il vero accumulo elettrico. Se durante la fabbricazione degli elettrodi si può facilmente ottenere un ottimo contatto tra il carbonio e lo zolfo, questo non è il caso per i cicli successivi. Durante quest'ultimi lo zolfo si deposita in modo non uniforme sul catodo, degradandone così le prestazioni. Le strategie attuali si basano sulla nanostruttura dell'interfaccia zolfo-carbonio per facilitare i contatti elettrici. Quindi, se dovessimo riassumere, sarebbe dovuto alle interazioni secondarie indesiderate che si verificano tra l'anodo e l'elettrolita durante il ciclo della batteria. E questo porterebbe alla formazione di polisolfuri, che sono irreversibili e uccidono rapidamente la batteria. Molte soluzioni proposte dai ricercatori si concentrano sull'utilizzo di un elettrolita diverso e più adatto al ciclo della batteria. Sono state anche menzionate proposte sulla modifica dello strato di separazione che divide le due componenti. Nel 2020, Madhokht Shaibani della Monash University di Melbourne ha affermato di aver trovato una soluzione per evitare danni rapidi alla batteria. Chiarì anche che con questa tecnica la materia non si sarebbe scissa a causa dell'espansione. Ma questi non erano gli unici difetti da risolvere sulla batteria a litio-zolfo. D'altra parte, una svolta scientifica è nata proprio grazie a un difetto che un altro gruppo di scienziati ha voluto risolvere. I ricercatori della Drexel University negli Stati Uniti hanno deciso di sostituire il catodo contenente zolfo per migliorarne le prestazioni. Pertanto, sono stati utilizzati prodotti commerciali contenenti carbonato di elettrolita.
era diventata una batteria a litio-zolfo con carbonato elettrolitico disponibile in commercio. Ha comunque contribuito a mantenere oltre l'80% della sua capacità originale dopo 4.000 cicli. Il gruppo ha utilizzato un processo di deposizione di vapore, che ha prodotto inaspettatamente una forma di zolfo che non ha reagito con l'elettrolita. L'approccio iniziale del team era quello di inserire zolfo in una rete di nanofibre di carbonio, progettata per prevenire reazioni di polisolfuro, ma non ha funzionato come previsto. D'altra parte, il catodo ha funzionato meglio del previsto durante l'esperimento, ed è ciò che i ricercatori hanno cercato in qualche modo di spiegare al mondo esterno. In tutti gli studi condotti fino ad oggi, lo zolfo monoclino è sempre rimasto instabile al di sotto dei 95 gradi Celsius. Quindi era difficile credere che fosse stato scoperto per caso. Nei pochi casi che hanno prodotto zolfo gamma monoclino, era rimasto stabile solo per 20-30 minuti. Tuttavia, dopo migliaia di cicli di carica e scarica sul catodo, è stato in grado di mostrare le sue prestazioni. Dopo un anno la struttura chimica è rimasta la stessa. Dopo ulteriori test, il gruppo è stato in grado di spiegare che durante la deposizione lo zolfo si è cristallizzato inaspettatamente. Ciò ha creato una mutazione dell'elemento chiamato zolfo gamma monoclino. Ad oggi stanno ancora cercando di capire l'esatto meccanismo di formazione dello zolfo gamma monoclino stabile a temperatura ambiente. Ma la scoperta resta inspiegabile. Ciò potrebbe benissimo aprire molte porte, in particolare per lo sviluppo di lampade a combustibile più potenti ed economiche. Il team ha notato che sono necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per quanto riguarda la superficie dell'anodo. Resta da definire il ruolo delle nanofibre di carbonio e il potenziale del materiale per rendere la tecnologia un successo commerciale. E sperano che la ricerca porti a ulteriori ricerche sull'implementazione dello zolfo in diversi tipi di batterie. In conclusione, secondo queste varie ricerche scientifiche, le batterie a litio-zolfo sono teoricamente promettenti, sia per i loro dispositivi di accumulo di energia di nuova generazione, che per l'elevata densità di energia. Utilizzando un sistema di deposizione di vapore, il processo ha stabilizzato lo zolfo in un modo del tutto inaspettato. Ha persino limitato la progressione dei polisolfuri a temperatura ambiente, quando dovrebbe verificarsi solo a temperature superiori a 95 gradi Celsius. Tuttavia, rimane il problema. Sebbene i risultati siano ovviamente sensazionali ed estremamente eccitanti, i ricercatori non sono sicuri di come ci siano arrivati. Il futuro dirà se troveranno presto la loro risposta. Ed è su questa riflessione che arriviamo alla fine del nostro video. Pensate che il litio-zolfo sia la batteria del domani? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Se vi è piaciuto il nostro argomento del giorno, non esitate a mettere mi piace a questo video. Per godervi altri video dello stesso genere, non esitate ad iscrivervi al canale. Potete anche dare un'occhiata ai nostri altri video, che sicuramente vi piaceranno. E noi ci vediamo prestissimo su A-Tech.